diagrammi che sono quelli in basso nel foglio, quindi i diagrammi individuati col numero 7, il diagramma individuato col numero 7, dei diagrammi in decibel. Il decibel è un'unità di misura derivata dal valore che una grandezza assume, il valore cosiddetto assoluto che la grandezza assume, in un modo che è identificato dalla formula numero 5, cioè il guadagno che è G di J omega in decibel, altro non è che 20 volte il logaritmo in base 10 del valore che assume quel modulo, quindi di 1 su radice di 1 più omega 4 R quadro C quadro. Il logaritmo di un rapporto, continuiamo a vedere la formula numero 5, il logaritmo di un rapporto altro non è che la differenza dei logaritmi tra del numeratore e del denominatore, e 20 logaritmo in base 10 di 1 ci dà 0, quindi a noi rimane, a questo punto siamo arrivati alla formula 6, meno 20 logaritmo della radice di 1 più omega quadro c quadro r quadro. Adesso, questa è la formula dell'effettivo valore in modulo in dB della funzione di trasferimento. Solitamente si tenta di fare un grafico, quindi un diagramma che si chiama diagramma di Bode dei moduli, di tipo semplificato, cioè ci si va a chiedere, ma nell'eventualità che la omega, quindi la pulsazione della sinusoide che viene inserita all'ingresso, abbia determinate relazioni rispetto alla RC, è possibile che i conti vengano semplificati? Perché da questa semplificazione dei conti poi si arriva a fare un disegno, che è il disegno di quella spezzata nel diagramma numero 7, che è molto semplice dal punto di vista appunto grafico ed è un disegno che si può comporre facilmente con altri diagrammi di Bode per poter andare a ricavare i diagrammi di funzioni un po' più complesse di quella disegnata. Vediamo questo tipo di semplificazione sempre guardando l'equazione numero 6. Nell'equazione numero 6, il primo caso, quello identificato con la lettera A, analizza il caso in cui la omega, quindi la pulsazione della sinusoide che si mette all'ingresso, sia molto minore di 1 su tau, cioè di 1 su RC. In questo caso, se la omega è molto minore di 1 su RC, nel prodotto, che è il secondo termine sotto radice, ci si avvicina a 0 e quindi rimane sostanzialmente il logaritmo in base 10 di 1, della radice di 1 che è 1 stesso. Il logaritmo è 0 e quindi abbiamo un tratto ampio, quanto è ampio il tratto in cui vale la condizione omega molto minore di 1 su RC, in cui il valore in dB è 0. Ed è il primo tratto del diagramma 7. L'altra zona nella quale vale una disequazione che ci permette di semplificare fortemente quel conto è quella nella quale la omega, quindi la pulsazione della mia sinusoide di ingresso, risulti essere molto maggiore di 1 su tau, quindi 1 su RC. In questo caso, nella formula è trascurabile sotto radice l'1, posso quindi estrarre la radice direttamente e mi rimane un formula B, meno 20 logaritmo di omega per RC. Considerando che RC è una costante perché una volta definito il circuito essa rimane uguale, la mia variabile rimane ad essere omega e basta. Si nota che se omega decuplica il suo valore, il logaritmo di omega per RC rispetto al logaritmo con la omega non ancora decuplicata aumenta di 1. Questo perché si va a cercare l'esponente che si deve dare alla base per ottenere l'argomento. Quindi accade che per ogni decade, e per decade si intende appunto per ogni volta che la omega viene decuplicata, quel logaritmo aumenta di una unità. La conseguenza è che, visto che quel logaritmo è moltiplicato per meno 20, ogni volta che la omega decuplica il suo valore, il modulo della mia G di J omega
diminuisce di meno 20 dB. Meno 20 in sostanza che moltiplica il valore del logaritmo. Quindi abbiamo tutto un tratto, che è il tratto successivo a questa 1 su RC, nel quale, e lo si vede dal diagramma numero 7, il valore del modulo decade di 20 dB per ogni decade di variazione della omega. Le decadi nel diagramma 7 di variazione della omega sono date in funzione del valore di 1 su RC. C'è un valore in particolare della omega, che si chiama la omega di taglio, che è dato proprio dal momento nel quale, dal caso in cui la sinusoide d'ingresso abbia una pulsazione omega proprio pari a 1 su RC. In questo caso il modulo della funzione di trasferimento diviene meno 20 logaritmo in base 10 di radice di 2 e vale meno 3 dB. Nel diagramma rappresentato in figura 7, si vede che nel caso in cui omega valga 1 su RC, il diagramma dà come valore in dB 0 e non meno 3 dB. Quel diagramma disegnato è un cosiddetto diagramma asintotico, quindi non è il diagramma effettivo, è un diagramma semplificato per poter fare delle analisi, seppur non precisissime dal punto di vista dei valori, delle analisi però veloci, che poi comunque danno dei risultati più delle volte sufficienti per poter andare avanti nell'applicazione del circuito. Questo dal punto di vista dei moduli. Dal punto di vista delle fasi, facciamo un passo indietro, andiamo all'equazione numero 4 e nel calcolo della fase di un rapporto possiamo fare il rapporto tra le fasi del numeratore e del denominatore, calcolate le quali ci viene fuori un meno arcotangente di omega per RC. La rappresentazione di questo meno arcotangente di omega per RC ci dice che nel caso in cui omega sia uguale a RC, si ha il prodotto omega RC, omega sia uguale a 1 su RC, scusate, si ha il prodotto omega per RC che vale 1, quindi arcotangente di 1 che è 45 gradi, con il meno davanti è meno 45 gradi. Nel grafico numero 8, anche qui si fa un diagramma asintotico delle fasi, quindi un diagramma di tipo approssimato, si vede che quando omega vale 1 su RC, la fase vale meno 45 gradi. Una decade prima di 1 su RC, quindi che cosa significa? Significa che la omega corrispondente a una decade prima di 1 su RC è 10 volte più piccola della omega in 1 su RC. Si ipotizza che il valore di fase sia di 0 gradi, in realtà non è proprio di 0 gradi, sarebbe intorno ai meno 5 gradi, e invece una decade dopo, quindi 10 su RC, quindi 10 volte il valore di omega di taglio, cioè 1 su RC, si ipotizza che il valore della fase sia di meno 90 gradi.